Senta, signor Galliano, lei ha fatto parte dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra? Sì. E vuole riferire quando è entrato a far parte e con quali modalità? Secondariato della mia presenza, come dopo, penso il nome. Va bene, diamo atto. E per il comune? No, per Galliano. Ah, per Galliano, sì, scusate, sì, sì. Prego, commissario. Sì, la domanda è già l'ho formulata. Può rispondere, prego. Sì, sono entrato a far parte di Cosa Nostra nell'ottobre 86 con la qualifica di uomo d'onore riservato. Sono stato affidato con la classica, diciamo, rituale tipico di Cosa Nostra con la santina e la punciuta del dito. Chi era la persona presente a questa cerimonia? Raffaele Ganci, mio zio, capomandamento della famiglia La Noce, Pippo Di Napoli, rappresentante della famiglia di Malaspina, Francesco Paolo Anselmo, sottocapo della famiglia della Noce. E chi era il padrino, diciamo? Pippo Di Napoli. Pippo Di Napoli. Il suo padrino in quella cerimonia, giusto? Esatto. Lei entrò a fare parte di Cosa Nostra, le ha detto che è un uomo d'onore riservato. Vuole spiegare innanzitutto che significa uomo d'onore riservato? Sì, riservato in quanto non dovevo essere presentato a tutti gli uomini d'onore, soltanto alle persone che avrebbe deciso Raffaele Ganci, perché io ero alle dipendenze dirette del capomandamento, cioè mio zio Raffaele Ganci. Infatti io non conosco molte persone, uomini d'onore, la stessa famiglia della Noce, perché non sono stato presentato. Sì, allora, lei già ha parlato del suo caso specifico, io l'avevo fatto un'altra domanda, cioè in generale, innanzitutto, in che cosa consiste, secondo le regole di Cosa Nostra, quali caratteristiche speciali ha l'uomo d'onore riservato? Cioè nella fattispecie io dovevo essere quella persona che poi doveva essere messa a contatto con le istituzioni. Sì, questo ha a che fare sulle ragioni per le quali lei è stato fatto uomo d'onore riservato. No, la mia domanda era diversa, cioè che cosa comporta il diventare uomo d'onore riservato? Lei già aveva cominciato a dirlo. Sì, si viene presentati soltanto ad alcuni uomini d'onore? Sì, prima di tutto devo essere presentato soltanto ed esclusivamente da Raffaele Ganci ad altri uomini d'onore. Cioè, nessun altro uomo d'onore mi può presentare, perché io ho le dipendenze soltanto di Raffaele Ganci. Infatti è Raffaele Ganci che subito dopo la mia affiliazione mi presenta soltanto ai suoi figli e ai parenti, cioè gli Spina, che erano uomini d'onore della famiglia La Noce. Quindi, diciamo, le persone a cui sono stato, diciamo, ritualmente presentato da Raffaele Ganci sono stati i miei parenti e poi a suo cognato Giuseppe Gambino, a Totò Riina e a Cangemi Salvatore. Senta, e questa sua qualifica di uomo d'onore riservato venne fatta presente già lì, in sede di cerimonia? Sì, mio zio mi specificò che io ero un uomo d'onore riservato, che non dovevo parlare con nessuno e che non dovevo stare attento anche con i suoi figli, perché non dovevo essere presentato a nessuno. Quando lei dice non dovevo parlare con nessuno, in che senso? Cioè non doveva rivelare a nessuno? Esatto, la mia qualità di uomo d'onore riservato. Senta, e nel periodo, poi ci arriveremo, lei poi però per completare questo argomento, lei poi in seguito ha rivestito cariche all'interno dell'organizzazione mafiosa? Sì, nell'estate del 95, fino al giorno del mio arresto, il 21 dicembre 95, io ho retto la famiglia assieme a Francesco Spina come diciamo, rappresentante della famiglia della Noce. E in questo periodo comunque lei manteneva sempre la sua qualità di uomo d'onore riservato? Sì, infatti io in quel periodo conosco soltanto il Brusca, che l'ho visto soltanto due volte, e il Cucuzza. Sono le persone a cui io ho conosciuto dopo, quando io ho incominciato. Aver assunto la regina. Cioè, esatto. Gli uomini d'onore che lei ha conosciuto, diciamo, in più.
in più dopo la mia reggenza, esatto. Sono il Brusca a lei che si riferisce, Brusca, Brusca Giovanni. Giovanni e il Cucuzza Salvatore. Cucuzza Salvatore, che a loro volta che cariche rivestivano all'epoca? Brusca Giovanni rivestiva capomandamento alla famiglia di San Giuseppe, mentre Cucuzza capomandamento alla famiglia di Portanova. Senta, lei aveva già accennato alle ragioni per le quali le venne attribuita questa qualità di uomo d'onore riservato. Lo vuole specificare meglio? Perché le venne fatto uomo d'onore riservato? Perché nell'intenzione di Raffaele Ganci era cioè di avere una persona cioè preparata culturalmente per poter essere, diciamo, messa in contatto con pezzi delle istituzioni. Pezzi delle istituzioni o comunque con uomini non appartenenti a Cosa Nostra? Non appartenenti a Cosa Nostra, esatto. Questo lo sa perché glielo ha detto esplicitamente Raffaele Ganci in questi termini, che era questa la sua funzione? Sì, Raffaele Ganci mi spiegò appunto questo, cioè di stare attento anche con gli uomini d'onore della nostra stessa famiglia, cioè anche con i suoi figli, di essere molto riservato. Senta, lei quando dice... Riservato. Senta, lei quando dice con persone estranee a Cosa Nostra o appartenenti all'istituzione, comunque a settori di per sé estranei all'organizzazione, a chi si riferisce? Ma cioè, ho avuto contatti, cioè, sono stato poi presentato, diciamo, al Mandalari, che era importante per il discorso della massoneria, al Di Miceli, perché mi dicevano che aveva contatti con i servizi segreti, anche con qualche giudice e soprattutto per, anche con alcuni medici, che quando loro avevano bisogno, perché cioè, per poter parlare con il medico, per poter dialogare in base, diciamo, alle loro problematiche. Senta, non le chiedo cose troppo specifiche sul punto, anche per evitare di entrare nel merito di altri procedimenti in corso, ma se può precisare comunque in relazione ai due nomi che lei ha fatto, cioè Mandalari e Di Miceli, esattamente se sa il nome di battesimo di ciascuno dei due, l'attività gli stessi svolgevano all'epoca. Le ragioni del Mandalari, cui ho già deposto al processo, e il professore Pietro Di Miceli. Che attività svolgevano? Commercialista. Cioè erano soggetti con i quali lei era già in rapporto prima di entrare in Cosa Nostra? Sì, perché già io accompagnavo Raffaele Ganci in quel periodo, cioè prima dell'86, nei loro studi, Raffaele Ganci e Mimmo Ganci. E quindi Raffaele Ganci poi, diciamo così, delegò lei per mantenere questi rapporti da uomo d'onore riservato? Sì. Quindi lei ha già detto la sua, cioè lei entrò a fare parte di quella famiglia? Famiglia della Noce. Che a sua volta faceva parte di quale mandamento? Cioè il mandamento della Noce, che fa parte di tre famiglie. La cioè del mandamento della Noce fanno parte tre famiglie? Tre famiglie, la famiglia della Noce, la famiglia di Malaspina e la famiglia di Altarello. E lei come uomini d'onore di queste famiglie chi conosceva? Conosco pochissime persone della famiglia di Malaspina. Ho conosciuto i fratelli di Napoli, sia Giuseppe che Pietro, Nicoletti Giovanni e Citarda Giovanni, mentre della famiglia Altarello sono stato, diciamo, presentato a Giovanni Guglielmino soltanto, mentre conoscevo anche il rappresentante, che era Guto Girolamo, e il consigliere, che era Guido Paolino, che era zio di Guglielmino Giovanni. E poi della famiglia della Noce? Già aveva fatto della famiglia della Noce sono stato presentato soltanto ai miei cugini, cioè ai Ganci e agli Spina. Cioè al di fuori poi della famiglia sono stato presentato soltanto al cognato di Raffaele Ganci. Ganci chi? Ganci Domenico, Calogero e Stefano.
Senta, quando lei poc'anzi ha detto, io ho fatto la domanda su Ione Donore che ho avuto modo di conoscere di questo, del suo mandamento, lei ha detto conosciuto, cioè vuole dire nel senso che c'è stata una presentazione rituale con questo Ione Donore o fa riferimento a semplice conoscenza? Con alcuni qua, cioè con quelli che ho detto, qui sono stati realmente presentati, sono stati pochissimi. Quindi la recazione di prima è stata una... riferimento alla presentazione rituale? Sì, poco fa, sì. Sì. Alcuni invece li conoscevo perché sapevo chi erano. Per esempio, lei ha mai conosciuto un certo Cinà? Cinà come? E lei dica se conosce qualche Cinà, ci dica lei. Sì, i Cinà li conosco. E c'è chi dei Cinà? Io conosco Salvatore Cinà e Gaetano Cinà. E cosa... in che termini li conosce, insomma, ci riferisca quando li ha conosciuti, cosa sa su ciascuno di loro, se questi due Cinà che lei conosce erano parenti fra loro, ci dica tutto. Sì, quanto sa. Questi Cinà Salvatore e Cinà Gaetano sono due fratelli, e erano persone molto vicine ai fratelli di Napoli, quindi diciamo alla famiglia una spina. Salvatore era un uomo d'onore posato, mentre Cinà non era uomo d'onore. No, Salvatore era un uomo d'onore posato, mentre Cinà, che vuole dire? Lo chiami col nome, tutti e due Cinà. Gaetano Cinà invece non era uomo d'onore. Gaetano Cinà non era uomo d'onore. Ora ci arriviamo, approfondiamo questo punto. Innanzitutto lei ha fatto il nome di Salvatore, lei risulta che avesse qualche diminutivo, qualche altro modo in cui venisse chiamato? Sì, veniva chiamato Ubiondo. Il Salvatore. Sì. Sa se veniva chiamato anche Totò? Sì, Totò Biondo. Ho capito. E allora, vuole precisare come ha saputo che l'uno fosse uno d'onore posato e che l'altro, lei dice, non fosse uno d'onore. Cioè, Gaetano Cinà, quindi a lei non risulta essere uomo d'onore o è certo che non fosse uomo d'onore? No, sono certo che non è uomo d'onore. E perché è certo? Perché... cioè io sono molto vicino ai fratelli di Napoli, perché i fratelli di Napoli sono cognati di uno zio mio, dove io sono stato cresciuto da questo mio zio. Che si chiama questo zio? Salvatore, che è cognato dei fratelli di Napoli. Salvatore di cognome? Galliano. Sì. E quando sono stato affiliato a Cosa Nostra, diciamo... Pippo di Napoli è il mio padrino. Sì. Io lo andavo a trovare spesso in quel periodo perché lui era latitante e svolgeva la sua latitanza nella villa di Giovanni Citarda, che è uomo d'onore della famiglia di Malaspina, e quindi, ed era anche nipote dei fratelli Cinà, perché la madre di Giovanni Citarda è una Cinà. Sì. E quindi ho avuto modo di sapere da Pippo di Napoli che il Totò Cinà, quando è stato affiliato a Cosa Nostra, fu subito posato dopo pochi mesi perché ebbe problemi con la moglie, cioè la moglie lo ha lasciato, infatti sono divorziati. E quindi, essendo questa una caratteristica a cui non si può prescindere l'affiliazione a Cosa Nostra, è stato subito posato. Mentre Cinà Gaetano non era uomo d'onore. Allora, scusi, andiamo per ordine. Quindi lei ha preso questo su Totò Cinà, quindi lo ha preso di Napoli, Pippo sì. Di Napoli, giusto? Sì. E ha preso che il Totò Cinà faceva parte della stessa famiglia del Di Napoli? Sì. Oh. Ha preso in che periodo, grosso modo, era stato prima combinato e poi posato il Cinà Salvatore? Sì, alla fine degli anni 70 lui è stato affiliato e subito posato per il fatto di cui ho spiegato. Lei questo lo ha preso quando già... quando io già sono uomo d'onore. Uomo d'onore. Questo per quanto riguarda Salvatore Cinà, poi sul quale torneremo con alcune domande. Per quello che riguarda Gaetano Cinà, lei ha saputo da Pippo di Napoli esplicitamente che Gaetano Cinà non fosse uno d'onore o è una sua deduzione? No, specificamente, cioè, mi ha spiegato perché abbiamo avuto modo di parlarne con... di Gaetano Cinà? Sì, sia dei due fratelli, di Salvatore di Gaetano. E quindi per uno mi spiegò perché non era
più uomo d'onore e l'altro mi disse che non era uomo d'onore. Del primo le spiegò che era uomo d'onore posato, del secondo che non era più uomo d'onore. Esatto. No, non era uomo d'onore. Sì, sì, è che uno, sbagliato per sé, uno che non era uomo d'onore e l'altro che era uomo d'onore posato. Sì. Senta, e li ha conosciuti, quindi questo per quello che riguarda quanto ha saputo da Pippo di Napoli. Ha lei avuto modo di conoscerli personalmente entrambi? Sì, io li conoscevo entrambi anche ancora prima di essere affiliato a Cosa Nostra, perché... E allora andiamo per ordine. Sì. Riguarda Totò Cinà, Salvatore Cinà, quando l'ha conosciuto, in che occasioni, cosa ha avuto modo di... Io l'ho conosciuto nel 78-79, dal 79 in poi, perché mio fratello ha aperto il negozio nel 79 e di fronte al negozio di mio fratello c'era una lavanderia, c'è attualmente una lavanderia della sorella del Cinà. E il Cinà, Salvatore, frequentava spesso sua sorella e quindi... Questo fu, diciamo, cominciai a conoscerlo così, lui frequentava il negozio di sua sorella. Sì, e frequentava anche il negozio di suo fratello? Sì, sì. Quindi la macelleria? La macelleria, giusto? Sì, sì. Suo fratello come si chiama di nome? Aristide. Aristide. Mentre poi, diciamo, in seguito... Diciamo, questa macelleria, mi scusi, dove stava? Dove era ubicata? In quale via? In via Andrea Giardina. E siamo in che zona? In Uditore. Senta, e quindi il Salvatore Cinà quindi veniva, frequentava insomma, ho capito, la lavanderia? Assolutamente, sì, assolutamente questa... negozio di sua sorella, quindi si spostava anche dal macelleria o dal fruttivendolo, comunque quasi tutti i pomeriggi veniva da... in questa zona. Veniva anche alla macelleria e lei quindi andava, lei frequentava la macelleria di suo fratello, no? Sì, sì. E lo trovava lì? Sì, sì. E invece il Gaetano Cinà? Il Gaetano Cinà, io l'ho avuto modo di conoscerlo quando frequentavo il Pippo di Napoli, quando lui era latitante, perché... il Taino di Cinà andava a trovare il Pippo di Napoli quando era latitante perché giocavano a carte, per fargli passare, cioè passava il tempo giocando a carte. Che periodo siamo? Siamo nell'85-86, in questi anni. Quindi prima che lei venisse combinato? Sì. Lei ha avuto modo di conoscere, sì. Il Cinà. Ma, e quindi allora il Cinà Gaetano? E quindi se il Cinà Gaetano frequentava o non frequentava la macelleria di suo fratello? No, poteva venire uno o due volte all'anno quando veniva a fare gli auguri, era comunque cliente di mio fratello, cliente telefonico. Cliente telefonico della macelleria? Sì. Senta, ma lei le risultano... rapporti fra il Cinà Gaetano e la famiglia, le famiglie del suo mandamento, la famiglia di Malaspina in particolare? Sì, mi ricordo quando alla fine dell'86, dopo che sono stato affiliato, Raffaele Ganci fu arrestato. Pippo di Napoli mandò a chiamare il Mimmo Ganci, che allora sostituiva il padre nella conduzione del mandamento della noce. Accompagnai io Mimmo Ganci da Pippo di Napoli in questa villa di Giovanni Citata, dove lui si trova latitante. E in questa villa trovammo Pippo di Napoli con il Taino Cinà. Pippo di Napoli disse a Taino Cinà di esternare le sue preoccupazioni, c'era, era molto arrabbiato perché sì, il Gaetano Cinà, perché non voleva andare più a Milano a prendere i soldi. Allora il Pippo di Napoli dice: spiegati meglio e spiega tutto sin dall'inizio. Disse che molti anni addietro
il Dell'Utri mandò a chiamare con una certa urgenza il Gaetano Cinà. Dell'Utri precisò il nome di partito? Marcello Dell'Utri, perché loro erano molti amici, si conoscevano dai tempi alla Bacigalupo, per questione di suo figlio giocava pure a pallone e cose varie. E lo mandò a chiamare a Milano. E Marcello Dell'Utri gli disse che era molto preoccupato di un fatto che era avvenuto al signor Berlusconi, cioè che aveva diciamo, subito delle minacce di sequestro per uno dei suoi figli. Il Gaetano Cinà gli disse che queste minacce provenivano dalla mafia catanese. Questo, un attimo, mi scusi, lei sta riferendo la cronaca di questo colloquio dell'Utri Cinà? Sì. Questa minaccia di sequestro, che questa minaccia di sequestro provenisse dai catanesi, lo dice Cinà a voi? Cinà lo ha detto a Dell'Utri? No, lo dice a noi. Sta spiegando quello che era successo. Quindi era stato Dell'Utri a dire a Cinà che la minaccia di sequestro proveniva dai catanesi? Non ho capito questo. Cioè, lui parla che Berlusconi aveva subito le minacce e che probabilmente queste minacce venivano dalla mafia catanese, cioè loro erano sicuri di questo. E allora il Cinà, tornando a Palermo, ne parla con i suoi parenti, i Citarda. Siccome i Citarda sono anche imparentati con i Bontade, a quei tempi i Bontade era una persona molto importante, ne parlano Stefano, giusto? Stefano Bontade. Sì. E quindi ne parlano con Stefano Bontade. Quindi lo Stefano Bontade fissano un appuntamento a Milano e si recano a Milano il Taino Cinà con Stefano Bontade e con Mimmo Taresi. A questo appuntamento vanno a trovare il Dell'Utri e Berlusconi e mi dicono che c'erano anche altre persone. Lo Stefano Bontade ha ascoltato diciamo, il problema e li rassicurò. Che non sarebbe successo più nulla e che cioè, per maggior sicurezza avrebbe mandato un suo uomo per guardare le spalle alla famiglia Berlusconi, cioè nella villa di Arcole, e gli manda il Vittorio Mangano, che era un esperto molto pratico di animali. Fece anche una precisazione: il Tenecinà disse che il signor Berlusconi rimase affascinato dalla figura dello Stefano Bontade, cioè che non si immaginava di avere a che fare con una persona così intelligente e così affascinevole, cioè si immaginava di avere a che fare con un uomo rosso, cioè un mafioso tipico che si leggeva nei libri o si vedevano nei film a quei tempi. Quindi quando poi il Mangano prende servizio alla villa di Arcole, dopo poco tempo, per accattivarsi maggiormente la fiducia del dottor Berlusconi, organizza un finto furto di quadri all'interno della villa. E lui fa finta di adoperarsi per il recupero di questo maltolto. C'è Vittorio Mangano. Vittorio Mangano. Però quando li restituiscono, il Berlusconi fiuta che c'è l'inganno, cioè che non era veritiero questo furto. E fatto sapere allo Stefano Bontade questo fatto, lo licenzia, quindi licenzia il Vittorio Mangano. In che senso non era veritiero? Non ho capito bene. Cioè il Berlusconi capisce che questo furto è un finto furto, non è un furto reale. Il furto c'era stato o non c'era stato? Il furto c'era stato, però il Mangano si attiva con recuperiamo, non si preoccupi, lo ha rassicurato. E li restituisce dopo poco tempo questi quindi il sospetto era che fosse stato Vittorio Mangano a commissionare il furto. Esatto. E a che fine? Per accattivarsi la fiducia, maggior fiducia da parte della famiglia Berlusconi. Sì, prego. Poi il Berlusconi dice allo Stefano Bontade che vuole fare un regalo
un regalo, diciamo, alla, diciamo, a loro. E per questo, diciamo, incarica lo Stefano Bontade il Tanino Cinà. Tanino Cinà si reca sin da quel momento, ogni due volte l'anno, per ritirare dei soldi nello studio di Marcello Dell'Utri. A quei tempi questi erano 25 milioni a volte, quindi 50 milioni l'anno. Questi soldi poi lui, diciamo, il Tanino Cinà li faceva avere allo Stefano Bontade. Però questi soldi, quando succede la guerra di mafia e quindi lo Stefano Bontade viene ucciso, questi soldi il Tanino Cinà li consegna a Pippo di Napoli, che a sua volta li faceva avere ad un uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, che era anche nipote di Tanino Cinà, Pippo Contorno. Quindi quando succedono, la interrompo così ogni tanto facciamo il punto della situazione per delle sue dichiarazioni per chiarire meglio. Perché lei ha inserito poi la parentesi del furto dei quadri che Vittorio Mangano, eccetera. Questa decisione del quello che lei ha definito il regalo della somma che doveva andare a Stefano Bontade, quando viene assunta la decisione, viene comunicata a Bontade? Quando comincia questa situazione di denaro? Sempre, diciamo, subito dopo l'incontro avuto Stefano Bontade, Mimmo Taresi, cioè in quella sede. Prima, temporalmente avviene prima del furto. Esatto, sì, certo, prima. Relativamente alla cosa di Vittorio Mangano. Quindi sì. Questo viene deciso fin da quell'incontro. Sì, dal primo incontro Berlusconi decide di fare di questo regalo alla mafia palermitana. Ok. Questa somma, per quello che lei ha appreso dal Gaetano Cinà, veniva consegnata materialmente da chi a chi? Cioè veniva consegnata prima allo Stefano Bontade, poi dopo la guerra di mafia. E quindi... Personalmente a Stefano Bontade? Sì. Quindi... perché loro sono imparentati, cioè sia i Bontade, scusi un attimo, sì. Cominciamo dall'inizio, qua siamo già arrivati a valle, partiamo a monte. Lei, questi soldi devono essere regalati da Berlusconi, lei ha detto. Sì. Materialmente questi soldi venivano ritirati per conto di Cosa Nostra da chi? Da Milano. Da Gaetano Cinà, sì. Nello studio di Marcello Dell'Utri. Quindi era, secondo quello che le disse Cinà, Marcello Dell'Utri a consegnarli materialmente, sì, a Cinà Gaetano? Sì, perché ecco, nasce, diciamo, la sua lamentela al fatto che dopo la guerra di mafia, quindi l'uccisione di Stefano Bontade. Sì, no, un attimo, ora ci arriviamo. Innanzitutto quello che accade prima della guerra di mafia. Ci siamo? Quindi Dell'Utri, l'onorevole Dell'Utri, Marcello, allora non era onorevole, consegna queste somme di denaro al Cinà. A Gaetano Cinà. Gaetano a Palermo, a chi li consegna poi? A Stefano Bontade. Stefano Bontade di questo denaro cosa ne fa? Questo si ritiene per la sua famiglia. Per la sua famiglia, cioè quale? Santa Maria di Gesù. Santa Maria di Gesù. E si trattava, lei ha detto, di 50 milioni all'anno in due soluzioni. Sì. 25 all'uno. Esatto. Oh. Poi, quando guerra di mafia, viene ucciso Stefano Bontade e allora questa d'azione continua, sempre dall'Utri a Cinà. Sì. E Cinà chi le porta? Li porta a Pippo di Napoli. Che a sua volta Pippo di Napoli li girava ad un uomo d'onore della famiglia di Santa Maria di Gesù, che li portava a quel periodo Pullarà, rappresentante della famiglia. Quel Pippo Contorno di cui lei ha detto prima, quindi esatto. Cinà li portava di Napoli a Pippo Contorno... Li portava al suo, diciamo, rappresentante, che allora era il Pullarà. Pullarà di nome? Se non sbaglio Giovan Battista. Oh, questo c'è poi un'evoluzione in questo passaggio di denaro, cioè cambiano poi i soggetti, che succede? Succede che il Dell'Utri, diciamo, dopo tutti questi omicidi, quindi dopo 81-82, incomincia ad avere un atteggiamento ritroso nei riguardi del Cinà, e questo, diciamo, era una doglianza del Cinà, dice non mi tratta più come una volta, non mi riceve più come una volta, e quindi io non ci voglio andare più. E questo, quando Cinà dice questo, lei è già uomo d'onore? Sì, siamo all'86, sì. 86, sì, prego. Quindi siamo alla fine dell'86. Dopo l'ottobre. Sì.
Sì. Prego. Cioè, dopo l'arresto di Raffaele Ganci, cioè Raffaele Ganci in quel periodo è arrestato. Lei si ricorda quando venne arrestato Raffaele Ganci? Raffaele Ganci venne arrestato due volte, una per la fine di ottobre e poi a dicembre. E questo si colloca... Io lo colloco in questo periodo perché, appunto, perché Mimmo Ganci sostituisce suo padre nella reggenza. Sì, dico, lei ha fatto riferimento a due arresti, se lei ricorda è successivamente al primo o al secondo arresto di Raffaele Ganci? Di preciso non posso, comunque è in questo periodo. Comunque sicuramente in epoca successiva alla sua affiliazione. E allora quindi Cinà racconta tutto questo, sì. E che accade? Cade che Mimmo Ganci, ascoltando questi discorsi, li ascolta con interesse, dice questi sono discorsi molto importanti perché tramite Berlusconi possiamo arrivare a Craxi. Quindi subito fa presente questi discorsi al Salvatore Riina. Aspetti, scusi un attimo se la fermo. Mimmo Ganci, questa considerazione che questo rapporto è un rapporto importante perché si poteva arrivare tramite Berlusconi e l'onorevole Craxi, lo fa sempre in quel momento, quindi alla sua presenza? O lei... Cioè, siamo io, quando finisce il racconto tra Cinà, viene fatto allontanare e quindi. Mimmo Ganci fa questa considerazione. Quindi Cinà va via? Sì, viene allontanato perché lui non è uomo d'onore e quindi non può assistere poi alle considerazioni che possiamo fare noi uomini d'onore. E allora, però sempre in quel momento, dopo che Cinà si è allontanato, Mimmo Ganci fa questa riflessione. Sì, dice questo è un discorso molto importante perché si sapevano i rapporti noti fra Berlusconi e Craxi, cioè tramite Berlusconi possiamo arrivare a Craxi. Quindi Mimmo Ganci prima di quel momento non era a conoscenza di questi... No, poi ho saputo che Raffaele Ganci era a conoscenza di questo passaggio di soldi, di questi soldi che arrivavano, però Mimmo Ganci non ne sapeva nulla. In quell'attimo, in quel momento... Sì, scusi, per chiudere così l'argomento e non rimanga l'argomento appeso, lei lo ha saputo dopo da chi e in che periodo, grosso modo? Che cosa? Che Raffaele Ganci invece ne era informato. Sì, poi in un passaggio seguente, alla fine degli anni 90, quando Raffaele Ganci esce dal carcere, c'è stato che il Vittorio Mangano era andato nella lavanderia di Gaetano Cinà e subito dopo uscito dal carcere, proprio lo stesso momento in cui era lui uscito, dicendogli che i soldi che percepiva dal Dell'Utri tramite Berlusconi li doveva dare a lui e non a nessun altro. Questo Mangano? Sì, Mangano. Infatti... Sì, sull'argomento ci torneremo con calma, perché viene, seguiamo l'ordine cronologico, era solo una parentesi per capire quando lei ha appreso da chi che Raffaele Ganci era già informato prima dell'86. Sì, lui già era informato, cioè in quel particolare io venne a sapere che già Raffaele Ganci sapeva che c'era questo... E da chi l'ha saputo? Come? Da chi? Da Raffaele Ganci. Cioè lei lo ha preso personalmente da Raffaele Ganci? Sì, sì. Perché ho assistito a un discorso fra Domenico Ganci e Raffaele Ganci. E ha saputo anche le ragioni per le quali Raffaele Ganci non è, diciamo, come mai non aveva parlato Mimmo Ganci, come mai non aveva Siccome preso... Siccome era un discorso che interessava Stefano Bontade, quindi diciamo, nessuno si interessava a questo discorso, è una cosa riservata fra di loro... Poi diciamo, quando Mimmo Ganci diciamo, ne parla con Totò Riina, il discorso diciamo, viene passato da, diciamo, al, sì. Da questa, diciamo... Sì, sì, è chiaro. Ma nel periodo intercorrente tra l'omicidio di Bontade nell'aprile 81 e quando Mimmo Ganci lo apprende nell'86, lei sa perché appunto Raffaele Ganci non pensò di utilizzare questo rapporto per arrivare all'onorevole Craxi? No, cioè non ci penso, forse non ci pensavano e poi in quel periodo loro pensavano a ben altro che a queste cose. Siamo diciamo in piena guerra, quindi... Comunque non ebbe modo di parlare. Non ebbe, no, completamente. Vabbè, allora torniamo di nuovo quindi a Mimmo Ganci. Quindi Mimmo Ganci, uscito, allontanatosi e Cinà, fa questa considerazione relativa all'importanza di questa relazione, di questo collegamento e che dice? Che questo è diciamo, da curare questo rapporto
perché tramite uno si poteva arrivare a, tramite Berlusconi si poteva arrivare a Craxi, sì. Quindi non bisognava lasciarlo, sì, in asso. E questo l'ho capito. Lei poi ha fatto poc'anzi riferimento a un colloquio successivo Mimmo Ganci-Totorrina. Sì, subito dopo Mimmo Ganci fa sapere questo discorso a Totorrina. Come lo sa lei? Perché io sono, diciamo, la persona che in quel periodo molto vicino a Mimmo Ganci. Quindi glielo racconta Mimmo Ganci? E quindi Mimmo Ganci mi racconta che era andato a parlare con Totorrina di questo fatto. Dopo l'incontro, quindi Ganci, Rina, Mimmo Ganci, sì, sì, riferisce il contenuto dell'incontro. Che cosa le dice esattamente? Che il Rina, diciamo, aveva apprezzato le valutazioni del, diciamo, del Mimmo Ganci, e gli disse che gli avrebbe dato risposta sul da farsi fra qualche settimana. Infatti, all'inizio degli anni dell'87, Mimmo Ganci, su ordine di Rina, si reca a Catania ad imbucare una lettera intimidatoria nei riguardi del Berlusconi. E dopo si reca a Catania con Franco Spina. Che è stato Spina? Franco Spina, uomo d'onore alla famiglia della Noce. Sì. E poi dopo qualche settimana si recano nuovamente a Catania per fare una telefonata diretta al telefono di Arcole del dottor Berlusconi. Per fare che cosa? Per fare un'ulteriore intimidazione. Il Rina, quando li manda a Catania, li manda a Catania per due motivi. Uno, perché dice, quando avevano parlato con quando il Rina parla con i catanesi, i catanesi avevano messo in quel periodo una bomba in una proprietà del Berlusconi, e quindi questo fatto, diciamo, cadeva a fagiolo i catanesi autorizzano, diciamo, i palermitani ad imbucare la lettera e fare la telefonata a Catania per far capire che sempre le intimidazioni provengono dalla mafia catanese. Ho capito. Senta, mi faccio capire, tutto questo, questa seconda parte che avviene quindi dopo il colloquio Rina-Ganci, lei lo apprende sempre da Mimmo Ganci? Sì, sì. E Mimmo Ganci questo glielo racconta dopo che è stato a Catania a fare queste, a inviare quella lettera? A fare no, io sapevo che lui si stava recando, mi aveva detto che si recava a Catania per quel motivo e che si faceva accompagnare da Franco Spina. Quindi Mimmo Ganci la informa prima, sì, sì, che Rina gli aveva detto di andare a Catania per inviare questa lettera minatoria e poi per fare questa telefonata pure a scopo intimidatorio. Esatto. Ma venne fatto, se ho capito, non ho ben capito, se venne fatto in un'unica occasione o in più occasioni? Cioè sono due viaggi a Catania diversi? Sì, due viaggi diversi a distanza di qualche settimana. E lei ne ebbe notizia prima e ne ebbe poi conferma dopo? Sì. Cioè Mimmo Ganci poi le raccontò che in effetti aveva mandato la lettera, sì, e aveva fatto anche la telefonata. Esatto. E subito dopo la telefonata, dopo qualche paio di giorni, il Dell'Utri convoca a Milano urgentemente il Tanino Cinani. Aspetti, ora ci arriviamo. Ma le aveva fatte lui personalmente il Ganci questa telefonata? No, si era portato a Franco Spina per farlo parlare al telefono a Franco Spina. Ma sa da chi si recò a Catania? No, a Catania si recò così, senza andare a trovare nessuno. Cioè si recò per imbucare la lettera e ritornare subito a Palermo e per effettuare la telefonata sempre da Catania, da una cabina telefonica di Catania. Ho capito. E perché i catanesi lui... erano informati, i catanesi della famiglia di Catania erano informati di questa iniziativa? Sì, sì, Rina gli dice che c'era, diciamo, l'ok dei catanesi. E... perché cioè, il motivo, diciamo, di andare a Catania era appunto questo. Sì, questo, cioè, se cioè, la lettera che arrivava, la lettera intimidatoria, arrivava col timbro di Catania, e quindi far capire al signor Berlusconi che era la stessa degli anni precedenti, cioè la richiesta di stare attento come la prima volta, e quindi che era la mafia catanese che stava svolgendo questa attività intimidatoria. Senta, un'altra cosa, innanzitutto lei sa, Salvatore Rina, con chi dei catanesi aveva parlato di queste cose? Io so che da parte di Mimmo Ganci che ne aveva parlato con Nitto Santa Paola. Salvatore Rina. Sì. Sa
Questa lettera intimidatoria poi venne mandata esattamente a quale indirizzo? Alla villa di Arcore. Sa come il Mimmo Ganci fosse in possesso del numero telefonico della villa di Arcore? Ce l'ha, l'indirizzo e il telefono gli ha dati Tanino Cinà. Questo glielo ha detto Mimmo Ganci? Sì, sì. Sì. E allora poi che accadde? Lei stava dicendo che ci fu... Cinà venne chiamato? Sì, il Marcello Lutri convocò nuovamente il Gaetano Cinà urgentemente a Milano e gli spiegò quello che era, che avevano subito, prima la bomba, poi la telefonata, e cioè la lettera, poi la telefonata, e se si poteva, diciamo, interessare nuovamente come la prima volta. Il Tanino Cinà prese tempo e scese a Palermo e fece sapere a Pippo di Napoli, e quindi a Mimmo Ganci, quello che il Dell'Utri aveva detto. Lei come l'ha saputo? Da chi lo ha saputo? Io in questo periodo, come ho detto poc'anzi, sono, sì, diciamo, la persona molto vicina a Domenico Ganci, quindi in queste vicissitudini sono presente, perché se Mimmo Ganci va a parlare con Pippo di Napoli ci sono sempre io, perché accompagno io e Mimmo Ganci. Sì, era però per capire se lei è in grado di ricordare il momento storico in cui lei lo ha saputo. Cioè lei lo ha saputo da Cinà Gaetano, lo ha saputo a Mimmo Ganci, lo ha saputo, cioè, da Di Napoli? Cioè Cinà, quando scende a Palermo, va da Pippo di Napoli a riferire quello che era successo, quello che gli aveva chiesto il Dell'Utri. E quindi... Il Pippo di Napoli manda a chiamare sempre Mimmo Ganci, io accompagno Mimmo Ganci perché Pippo di Napoli è sempre latitante, sì, e quindi andiamo a trovare lui e ci racconta quello che è il... Quindi lei era presente quando Pippo, esatto, di Napoli lo disse a Mimmo, a Mimmo Ganci. E allora che cosa si... Mimmo Ganci lo fa sapere al Totò Riva. Quindi Mimmo Ganci le disse... O lo disse in quel momento, quando Pippo di Napoli ne parlò con lui, che ne avrebbe riferito Salvatore Riva? Sì, disse che dice, vediamo cosa ne dice lo zio Totò, dice, e poi dice, ti faccio sapere. Sì. E quindi poi fatto un appuntamento col Totò Riva, il Mimmo Ganci riferisce quello che è il fatto, e il Riva gli dice di le condizioni di raddoppiare da 25 a 50 milioni di semestrali, quindi 100 milioni l'anno. E poi chiedere se diciamo, i ripetitori che loro avevano a Palermo, se dovevano pagare loro o dovevano pagare chi diciamo, gestiva qua la televisione a Palermo. Quindi il Tanino Cinà, cioè questo, diciamo, per tenere, diciamo, i rapporti in maniera tranquilla. Sì, la interrompo un attimo. Lei ha assistito a questo colloquio da Mimmo Ganci e Salvatore Riva o lo ha preso no. sempre da... Quindi lo ha preso da Mimmo Ganci dopo l'incontro? Poi diciamo io e Mimmo Ganci andiamo da Pippo di Napoli a riferire quello che Mimmo Ganci aveva preso da Totò Riva. Da Salvatore Riva. Senta, quindi... scusi, un'altra precisazione volevo chiedere. Come cadenza temporale tutti questi vari incontri, cioè Dell'Utri che prende contatto con Cinà, Cinà che va a Milano, torna, ne parla con Di Napoli, poi Di Napoli Ganci e Ganci Riva, si svolge entro... Quale arco temporale, grosso modo? Siamo all'inizio dell'87. Inizio 87? Sì. Va bene. E allora Salvatore Riva quindi dice a Mimmo Ganci, poi Mimmo Ganci riferisce a Pippo di Napoli, che Cinà deve portare questo messaggio, Gaetano Cinà deve portare questo messaggio a Dell'Utri, che quindi bisogna, esatto, aumentare, raddoppiare la somma, esatto, annuale, e poi... Raddoppiare la somma e chiedere... Questa storia dei ripetitori me lo spiega a me. Siccome c'erano i ripetitori qua a Palermo, c'è la televisione Canale 5 che è importante, se dovevano chiedere il pizzo o direttamente a Berlusconi o chiederlo, diciamo, a chi gestiva qua la televisione, e chiedere anche se il Berlusconi era interessato a altre attività imprenditoriali a Palermo, o tipo di costruzioni o ricostruzioni. E quando poi Tanino Cinà ritorna da Milano, disse che era d'accordo per il raddoppio, che per la questione della televisione non... Chi era d'accordo? Il Berlusconi.
e quindi per il raddoppio era d'accordo, però per la questione della televisione dice ve la dovete vedere con i locali, dice noi non c'entriamo niente, dice noi diciamo, abbiamo una specie di contratto. E quindi Mimmo Ganci per la televisione ne parlò con il RAP, il costruttore RAP, che allora era padrone della televisione di TRM, per vedere come, diciamo, poteva... Quindi Cinà che andò a incontrare sempre Marcello Dell'Utri a Milano, sì, quindi sì. Quello che venne a riferire a voi era quanto gli aveva detto Marcello Dell'Utri. Esatto. E quindi per quanto riguarda i ripetitori bisognava non si rispondeva direttamente da Milano. Bisogna rivolgersi a Palermo. A Palermo, sì. Infatti mi ricordo un fatto che il genero di Tanino Cinà lavorava all'interno di Canale 5 qua a Palermo e che lo volevano licenziare o comunque che aveva problemi all'interno della struttura e che Pippo Di Napoli si interessò con il signor Lodato, che era il responsabile di Canale 5 di Palermo, perché lo conosceva personalmente, diciamo al di fuori di fatti di mafioso o meno, forse erano amici, Pippo Di Napoli era amico con questo signor Lodato. Senta una cosa, volevo farle precisare. Quindi il Rina manda a dire tramite Gaetano Cinà Dell'Utri questa richiesta di informazioni sui soggetti a cui ci si deve rivolgere per il pizzo relativo al ripetitore. Quindi i 100 milioni annuali non c'entravano nulla con... No, come ho detto poco fa, erano soltanto a fronte di un regalo, diciamo, per l'interessamento avuto da parte prima di Stefano Bontade e poi, diciamo, da parte di Totò Riina, diciamo. Ho capito. Quindi... Senta, poi lei sa quali fossero le... Cioè questi soldi, lei ha detto, abbiamo iniziato, poi non abbiamo completato sotto questo profilo tutto l'iter temporale. Lei ha detto che Stefano Bontade, quindi quando era lui a gestire questi all'epoca 50 milioni, li teneva per la sua famiglia. Sì. Successivamente? Poi quando diventano 100 milioni, 50 vanno sempre alla famiglia di Stefano, di Santa Maria di Gesù. Quindi... prima al Pullarà e poi all'Aieri. Pietro Aieri. Mentre la restante parte, il Rina, gli disse a mio zio di dividerli in tre parti. Una alla famiglia di San Lorenzo, quindi al Salvatore Biondino, che allora era, diciamo, l'autista, diciamo, di Totò Riina. Una parte alla famiglia di Malaspina e una parte alla famiglia La Noce, cioè mio zio. E quindi chi è che poi? Quindi provvedeva alla redistribuzione? Raffaele Ganci. Perché poi, diciamo, nell'88 Raffaele Ganci esce dal carcere e quindi prende in possesso tutta questa situazione lui personalmente. Anche se i soldi Cinà però materialmente li porta sempre a Pippo Di Napoli. Sì, a Pippo Di Napoli. Ed è quindi Pippo Di Napoli poi a darne conto, diciamo, a Raffaele Ganci? Sì, perché siccome la questione poi l'ha gestita personalmente, diciamo, Totò Riina, anche i soldi che venivano dati alla famiglia di Santa Maria di Gesù non venivano dati più a Pimpo Contorno come precedentemente si faceva, ma era lo stesso Riina che li faceva avere tramite altre vie alla famiglia di Santa Maria di Gesù. Cioè i 25 milioni... Ma di Napoli materialmente a chi li consegnava? Alla Raffaele Ganci. E poi da questo andavano a Salvatore Riina? Esatto. Lei ha assistito a consegne di denaro? Sì, una volta accompagnai mio zio e Pippo Di Napoli consegnò questi soldi. Ma lei sa se questi soldi erano riferibili proprio a quei 100 milioni?
O erano... Sì, si parlavano, questi sono i soldi di Berlusconi, in maniera specifica. Si è collocato nel tempo questo... E siamo quando esce la carta, dopo l'88. Senta, c'erano delle... Lei ha detto due volte l'anno, ma c'erano dei periodi precisi dell'anno, erano delle scadenze in qualche modo individuabili? Una parte era sotto Natale, l'altra parte veniva verso giugno, cioè in due semestri, diciamo. Ho capito. Lei, nel periodo in cui lei ha retto il mandamento, le ha fatto prima il riferimento... Al periodo in cui lei ha retto il mandamento, sono arrivati questi soldi? Lei ne ha ricevuti in quanto capo reggente del mandamento? Io mi ricordo all'inizio del 95, Pino di Napoli, che allora era reggeva la famiglia della Noce assieme a Franco Spina, prima del suo arresto, cioè quindi siamo all'inizio del 95. Pino di Napoli mi chiese se io sapevo come venivano distribuiti questi soldi, perché si sapeva della distribuzione, però non si sapeva il quanto, cioè quanto andava alla famiglia di San Lorenzo, quanto alla famiglia di Malaspina e quanto alla famiglia La Noce. E gli disse: tenili tu, se qualcuno ti chiede, gli dici quanto e glieli dai. Quindi all'inizio del 95 arrivarono, io so che fino all'inizio del 95 sono arrivati questi soldi. No, la mia domanda era diversa. Nel periodo in cui lei ha retto il mandamento, se sono arrivati questi soldi? Il periodo era dall'estate, io sono stato arrestato poi a dicembre del 95, quindi non so nulla. Quindi non ne sono arrivati. Lei divenne reggente del mandamento in quale periodo? Dall'estate del 95 alla fine del 95. Quindi, ho capito. Quindi poco più di 3 mesi lei è stato reggente fino a quando è stato arrestato? Pochi mesi. Quando è stato arrestato esattamente, ha detto la data? Il 21 dicembre del 95. Sì. Senta, prima io l'avevo interrotta, lei aveva fatto riferimento a questa faccenda di Mangano, quando uscì dal carcere. Vuole riferire nel dettaglio questi episodi? Sì, poi diciamo... In che periodo siamo? Insomma? Alla fine del 90. Il Mangano uscito dal carcere, la prima cosa, la prima tappa, uscito subito dal Licciardone, si reca nella lavanderia di Tanino Cinà, dicendogli che i soldi che andava a prendere a Milano li doveva dare a lui e a nessun altro. Il Tanino Cinà riferì di questo incontro col Mangano al Pippo di Napoli. E quindi Pippo di Napoli lo fece sapere, mio zio quindi l'ha fatto sapere naturalmente a Totorrina. Totorrina mandò a chiamare Salvatore Cangemi. Salvatore Cangemi allora era il capomandamento della famiglia di Porta Nuova, di cui faceva parte il Vittorio Mangano. E gli disse che di parlare col Mangano, di non preoccuparsi e di non chiedere nulla riguardante questi soldi di Berlusconi, perché era una questione che gestiva personalmente lui, Totorrina. A questo Raffaele Ganci raccontava di questi fatti al Mimmo Ganci, che diceva: sai, cioè, il Mangano è andato da Cinà perché ci ha messo al corrente di quello che era successo anche a suo figlio. Quindi lei lo ha saputo, diciamo, a cose fatte? Io assisto a questo incontro fra Mimmo Ganci e Raffaele Ganci, in cui Raffaele Ganci sta raccontando quello che era avvenuto. E anche quanto gli aveva detto Salvatore Rina. Sì, sì. E poi lei sa se c'era stato questo colloquio? Era già avvenuto anche colloquio Rina Cancemi o doveva ancora già era avvenuto anche questo, cioè che il Totorrina aveva parlato col Cangemi sollecitando l'interessamento del Cangemi nei riguardi al Mangano, cioè di mettersi da parte, perché è una questione che avrebbe gestito esclusivamente Totorrina. Ho capito. Senta, per riprendere e così completare un argomento a cui lei ha fatto già riferimento, e cioè l'origine,
dell'interesse di Mimmo Granci per questo rapporto Cina dell'Utri era quello di arrivare per il tramite di questo rapporto a Silvio Berlusconi e per questi all'onorevole Craxi. Sì. Lei sa poi se questo rapporto si realizzò in qualche modo, cioè riuscì Cosa Nostra in qualche modo ad arrivare all'onorevole Craxi? Io so che, diciamo, quindi prima dell'elezione amministrativa dell'87, che Mimmo Granci, venendo da una riunione di commissioni in cui partecipavano... Elezioni? Che tipo di elezioni erano quelle dell'87? Le nazionali dell'87, mi pare che erano. Elezioni dell'87? Sì, 87. Che il Mimmo Granci veniva da una riunione di commissione in cui partecipavano alcuni componenti della commissione. C'erano Salvatore Montalto, il figlio, cioè diciamo capomandante della famiglia di Villabate, Angela Barbera, che era capomandante della famiglia di Pastore Rigano, il Cangemi, il Salvatore Biondino e Mimmo Granci, in cui il Totò Riina sollecitava di votare per il Partito Socialista. Questo quindi l'ha preso da Mimmo Granci. Dice che il Totò Riina fece anche un'osservazione che per lui sarebbe stato difficile convincere quelli da parte di Santa Maria di Gesù, diciamo da quel lato, perché sapeva che votavano Movimento Sociale, e quindi dice convincere questi ci sarà molto difficile. Senta, e lei sa quindi questo, questa indicazione di Riina per votare socialista relativamente al 1987, sa da che cosa nascesse? Cioè le ragioni per le quali Riina aveva dato questa indicazione? Diceva che c'era stato un accordo con il Partito Socialista perché per i carcerati, per la mafia, cioè per aiutare la mafia. C'erano questi rapporti, problemi diciamo inerenti appunto alla mafia stessa. Questi accordi non ho capito, scusi. Non ho capito una parola che lei ha detto. Questo accordo c'erano stati gli accordi con il Partito Socialista. Ma appunto, quindi non fu fatta nessuna specificazione su con quali esponenti del Partito Socialista c'erano stati questi accordi? No, non mi disse. Ma comunque esponenti... con esponenti nazionali del Partito Socialista. Esponenti nazionali, non esponenti locali. No. Senta, in precedenza, rispetto all'87, per quanto a sua conoscenza, era mai stata data indicazione di voto da parte di Salvatore Riina in favore del Partito Socialista? No, io mi ricordo un particolare quando ci fu il referendum riguardante l'imparzialità dei giudici, se non sbaglio, che è stato promosso dal Partito Socialista e dal Marco Pannella, dalla lista di Marco Pannella, in cui ci fu un interessamento molto intenso da parte di tutti i componenti mafiosi per portare persone a sottoscrivere, a firmare per il referendum stesso. Sì, la mia domanda era leggermente diversa. Cioè, io dicevo in riferimento a consultazioni elettorali politiche, se c'erano state indicazioni per il Partito Socialista in precedenza da parte di Salvatore Riina. No. Cioè questa era, diciamo, per dare... Quindi quella fu la prima volta. Sì, anche per dare un monito all'ADC che si comportava male in quel periodo con gli esponenti mafiosi. In che senso? Si comportava male? Mi pare che la questione del maxi processo, tutto nasceva dal maxi processo, dalla messa su del maxi processo. Senta, lei sa se questa indicazione di voto data da Salvatore Riina riguardava soltanto le famiglie di Cosa Nostra palermitane, quindi il territorio di Palermo, no, o riguardava anche altre famiglie? No, interessava anche le famiglie catanesi questa problematica. Questo
L'ha saputo lei sempre da Mimmo Ganci? Sì, sì, Mimmo perché Ganci. Perché se ne era parlato sempre in quella riunione? Sì, perché a quanto pare Totò Riina aveva forse accennato, fatto capire che aveva preso accordi anche con la famiglia di Catanese, con le famiglie catanesi. Quindi che c'era un quadro più completo, non era soltanto ristretto a Palermo. Sì. Proseguo il collega. Sì, signor Galliano, io volevo sapere da lei se lei conosce Bellino Gaspare. Bellino Gaspare io l'ho visto una volta quando eravamo all'inizio del 94 fu sollecitato da parte di Vittorio Mangano un appuntamento con persone a Franco Spina. Gli disse: ci sono delle persone che ti vogliono parlare. Fu un sabato e questo appuntamento era alla Mondi a Marmi di via Regione Siciliana. Arrivati là io accompagnai Franco Spina. Arrivati là c'era il Vittorio Mangano con una persona anziana che era alla guida, che poi Franco Spina mi disse che era Gaspare Bellino, e il proprietario della Monte a Marmi. Noi ci siamo messi in ufficio, dopo poco tempo arriva una persona e si sono apportati Mimmo Gan, Franco Spina, Vittorio Mangano e questa persona che arrivava, e poi mi disse Franco Spina era Nino Mangano, che allora era capomandamento della famiglia di Brancaccio. E quindi in quell'occasione io ho visto questo Bellino, e Franco Spina mi disse che il Vittorio Mangano se l'aveva nominato consigliere della famiglia di Portanova. Questo in che periodo può datarlo? Siamo all'inizio del 94. All'inizio del 1994. Lei sa, per quanto riguarda la famiglia di Santa Maria di Gesù, lei ha parlato prima di Bontate Stefano e successivamente di Pularaggio Giovan Battista. Lei sa quando venne arrestato Pularaggio Giovan Battista? No. Sa chi, in ogni caso, dopo Pularaggio Giovan Battista, chi ha retto la famiglia di Santa Maria di Gesù? Io so che dopo Pularaggio mi pare ci fu Petraglieri. Questi soldi di cui lei ha parlato, che provenivano da Dell'Utri, vennero dati anche nel periodo in cui il capofamiglia era Pietro Aglieri? Sì, parliamo del 95, quando Pino di Napoli li ha fatti avere a Pietro Aglieri, quindi Pietro Aglieri era già capomandamento della famiglia Santa Maria di Gesù. Senta, lei nell'ambito della sua collaborazione ha parlato anche di rapporti tra Cosa Nostra e Petraglieri, quindi Petraglieri è già capomandamento della famiglia Santa Maria di Gesù. Senta, lei nell'ambito della sua collaborazione ha parlato anche di rapporti tra Cosa Nostra e di reinvestimento degli utili di Cosa Nostra, nella fattispecie tramite costruttori edili? Non ho capito la domanda, lo ripete? Sì, allora glielo faccio più diretta. Se lei conosce i costruttori Sveglia Salvatore, Cangialosi Giuseppe, Meola Luigi e Corso Salvatore. Sì, questi costruttori li conosco come erano soci occulti di Raffaele Ganci. Può dire in che cosa consisteva questa società? Come facevano anche a redistribuire gli utili? Come facevano? A redistribuire gli utili tra i costruttori e voi della famiglia Lanoci. Loro, quella per conoscenza diretta che ho avuto con Imeola e anche con lo Sveglia, quando vendevano un appartamento, questo appartamento se lo vendevano per esempio 400 milioni, agli atti mettevano 200 milioni, e quindi il cliente che acquistava l'appartamento dava 200 milioni in nero. E poi questi 200 milioni venivano distribuiti in base alle parti che avevano. Per esempio con Meola e Corso venivano distribuiti in tre parti, perché i soci erano tre: Raffaele Ganci, Corso e Meola. E per Sveglia, Salvatore e Cangialosi? Per Sveglia invece venivano distribuiti in due parti, perché erano Sveglia e Raffaele Ganci.
Senta, partendo da queste conoscenze che lei ha dei rapporti con i costruttori, vorrei sapere da lei, nel caso in cui un imprenditore viene utilizzato come socio di Cosa Nostra, come intestatario fittizio di quote di uomini d'onore, se costruisce nello stesso mandamento dell'uomo d'onore che è socio con lui, deve pagare il pizzo o no? Cioè per quello che succedeva nella nostra famiglia, cioè nella persona di Raffaele Ganci, non pagava. È fuori dal mandamento? Mi scusi, è fuori dal mandamento? E poi? Fuori dal mandamento cui appartiene l'uomo d'onore che è socio? No, cioè se viene, cioè se si costruisce nello stesso mandamento, il costruttore non paga il pizzo, perché c'è la società, è come se pagasse il pizzo anche il socio che in quelle, nella fattispecie Raffaele Ganci, il capomandamento, quindi sarebbe fare, diciamo, pagare il pizzo lui stesso. Sì, è fuori dal mandamento a cui appartiene l'uomo d'onore socio, quindi mettiamo, faccio il caso, fuori dal mandamento della noce per quanto riguarda i costruttori Sveglia Salvatore, Cangialosi, Meola e Corso. Cioè se costruivano, dovevano fuori, pagare o no? Se costruivano fuori e mio zio era socio, mio zio, diciamo, si interessava per far pagare, cioè pagava, però si interessava di far pagare di meno, però non faceva mai capire che lui era socio, per non far capire che lui era socio. Una cosa, volevo ritornare un attimo indietro, lei ha detto di far parte della famiglia della noce, di aver fatto parte della famiglia della noce e di avere conosciuto, se non ricordo male, ritualmente o comunque di che erano a conoscenza della sua filiazione, i suoi cugini e poi di avere conosciuto Cucuzza e Brusca. Altre persone che lei ha conosciuto di Cosa Nostra? Sì. Quali sono? Il Cangemi Salvatore, che è il capomandamento della famiglia di Portanova, il Biondino Salvatore, che era capomandamento della famiglia di San Lorenzo, e i suoi parenti Salvatore Biondo e Salvatore il Lungo e il Corto. E poi ho conosciuto, anche se non sono stato presentato, anche i fratelli Graviano. Lei ha conosciuto personalmente Dottor Rina? Dottor Rina sì, lo conosceva anche prima di essere affiliato a Cosa Nostra. Se lei può specificare i rapporti di Tanino Cinà con la famiglia di Malaspina, come li può definire, ecco, sulla base di dati di fatto chiaramente? Sempre. Cioè no, i fratelli Cinà erano imparentati con i Citarda. I Citarda prima della guerra di mafia erano, diciamo, a capo della famiglia di Malaspina, perché Malaspina faceva mandamento. Poi dopo la guerra di mafia il mandamento è stato rotto e Malaspina fu ridotto a semplice famiglia e quindi annessa alla famiglia della noce. Comunque i fratelli Cinà erano molto amici dei fratelli di Napoli e quindi c'è un rapporto molto, molto intimo, cioè, per il fatto che erano parenti anche di città e poi dall'amicizia che intercorreva fra i di Napoli e Cinà stessa. Senta, lei ha parlato di una villa di Citarda Giovanni. Sì. Prima di tutto, come veniva chiamato Citarda? Lei lo sa? Gioia Mia. Quindi, questa persona aveva una villa, può dire dove e ce la può descrivere? Sì, era in un complesso che si accedeva tramite da via Vanvitelli. Può specificare? In zona di Quillas. Cosa intende complesso? Cioè, com'era questa villa? Ce la può descrivere? Cioè, la villa si trovava all'interno di un complesso edilizio, cioè c'erano molte palazzine a cui si accedeva tramite un cancello elettronico, e la villa si trovava proprio in fondo al viale di questo complesso. Sì. La villa quindi com'era? Non ho sentito se ha detto il numero dei piani anche. La villa era composta, cioè aveva un piano sotterraneo e un piano rialzato. Difatti aveva problemi di umidità e ogni tanto gli facevano qualche polemica perché lui aveva costruito la villa, diciamo, sottoterra. Mm. Ricorda nient'altro di questa villa? Qualcosa dell'interno? Cioè si scendeva tramite uno scivolo dove, diciamo, del Pippo di Napoli stava,
si accedeva, diciamo, in un salone dove c'era anche un tavolo da biliardo, un tavolo dove giocavano, accanto c'era una cucina, mentre diciamo, la stanza da letto del Pippo di Napoli era appena rialzato, perché a volte ci andavano di mattina e andavano a trovare direttamente alla sala, la camera da letto. Senta, sempre relativamente alla persona di Tanino Cinà, lei sa se Tanino Cinà conosceva Ganci Raffaele? Sì. Cioè, si è incontrato con Ganci Raffaele? A volte, quando, cioè, come ho detto poco fa, il Tanino Cinà andava a trovare spesso il Pippo di Napoli in questa casa, diciamo, di suo nipote, perché giocavano a carte, diciamo, per, diciamo, tenere in compagnia il latitante. E spesso, diciamo, accompagnato io Raffaele Ganci, diciamo, in questa villa dove, diciamo, c'erano queste persone che giocavano. Sì, sempre relativamente alla dichiarazione che lei ha già reso oggi, lei ha detto che Cinà, in quell'occasione dell'incontro presso la villa di Citarda, ha parlato, tra le altre cose, di un incontro avvenuto, lei ha detto, tempo addietro, cui avrebbero partecipato lo stesso Cinà Gaetano, Bontate Stefano, Mimmo Teresi e Dell'Utri Marcello. Dell'Utri Berlusconi pure. Anche sì. Berlusconi? Sì, perché lui portò, come poco fa ha detto, che il Berlusconi restò affascinato della persona del Bontate. Senta, lei aveva dichiarato prima questo fatto relativo alla presenza di Berlusconi? Cioè, non ricordo, comunque io mi ricordo questo particolare che il Cinà disse specificatamente che il Berlusconi è rimasto, diciamo, affascinato dalla figura di quest'uomo, cioè credeva di avere a che fare con un uomo rozzo, diciamo, tipo un uomo di campagna, invece si è ritrovato una persona che sembrava, insomma, un professionista. Può collocare temporalmente questo incontro di cui stiamo parlando? Parlava di molti anni addietro, quindi presumo intorno all'inizio degli anni 70. All'inizio degli anni 70. Volevo passare adesso al discorso che lei ha fatto relativamente sempre a questo incontro. Perché? Quindi lei ha detto per quale motivo Cinà racconta queste cose. Di Napoli disse in qualche modo il perché aveva sollecitato lui l'incontro. Di Napoli Pippo disse perché aveva sollecitato. Sì, perché anche Pippo di Napoli, diciamo, non vedeva il fatto che questi soldi, dopo la morte di Stefano Bontate, dovessero continuare ad andare ancora alla famiglia Santa Maria di Gesù. Anche se teniamo in considerazione il fatto che diciamo, gli uffici di Canale 5 sono in territorio Malaspina. Lui disse che gli uffici di Malaspina e di Canale 5 erano in territorio Malaspina. Nel territorio Malaspina. Lei sa esattamente dove avevano sede questi uffici? Disse che erano in via Regione Siciliana e quindi che erano al limite con la famiglia di San Lorenzo. Lei sa se c'erano problemi di confine tra le due famiglie? No, problemi no, comunque c'è che erano quasi ai confini con la famiglia di San Lorenzo, che si intersecava con la famiglia di San Lorenzo e con la famiglia di Resultana. E per comprendere, questo discorso le viene fatto in occasione di quell'incontro presso la villa di Citarda? Sì, anche perché Pippo di Napoli, diciamo, fa queste, diciamo, specifica, diciamo, questa cosa. Senta, lei ha detto che subito dopo, quando il Mangano esce di prigione, quindi all'inizio degli anni 90, va a trovare Cinà e poi c'è l'intervento di Riina. Volevo sapere se negli anni successivi, sempre negli anni 90, si pensò in qualche modo di utilizzare il Mangano sempre per questa sua conoscenza con il Sì, Delirio. Ricordo c'è già Forza Italia dal governo, quindi siamo nel 94. Salvatore Cucuzza sollecitò un incontro con me e Franco Spina e ci volle tenere presente alcune cose, cioè che avevano avuto una riunione con Bagarella, Brusca e altre persone
e altri chiami di comandamento per decidere se continuare o meno diciamo, l'opera stragista che avevano attuato nel 93 e che volevano fare un grosso attentato a Palermo. E il Cucuzza, diciamo, volle sentire le nostre, come la pensavamo noi al tal riguardo. E noi abbiamo detto che non, a noi non poteva chiedere una cosa del genere, che in ogni caso dovevano farlo sapere a Raffaele Ganci in carcere, anche perché loro sapevano come farlo sapere, e che in ogni caso noi eravamo contrari a questa azione. Anche il Cucuzza ci disse che era contrario, perché lui dopo le bombe del 92 era ancora in carcere e che aveva subito, diciamo, le ristrettezze del carcere. Quindi dice, se noi continuiamo a fare queste opere contro lo Stato, contro le istituzioni, diciamo, chi sta in carcere invece di essere aiutato verrà, diciamo, distrutto. E allora lui disse che aveva pensato e quindi aveva sollecitato al Bagarella e al Brusca e anche agli altri presenti, in cui non fece il nome, che era meglio mandare, diciamo, sfruttare l'amicizia di Vittorio Mangano con il Dell'Utri, dato che Forza Italia era al governo, e quindi di vedere, invece di diciamo, continuare l'attacco fronte allo Stato, di vedere, diciamo, di ammorbidire e riprendere i contatti, diciamo, con la politica, di cercare di attenuare il 41 bis principalmente per vedere aiutare, diciamo, i carcerati. Però dopo questo incontro noi non sapevamo niente se realmente il Mangano se è andato a Milano a parlare con Marcello Dell'Utri, questo non lo so. Sempre per rimanere in tema, poi faccio una domanda più generale, volevo sapere che ruolo aveva in questo momento all'interno della famiglia della Noce, al di là del periodo in cui è stato reggente. Si era ritagliato un ruolo, o comunque gli era stato affidato un ruolo particolare all'interno della famiglia? Cioè, Mimmo Ganci l'ambizione è un uomo ambizioso, e quindi la sua ambizione era, diciamo, di soppiantare suo padre all'interno della famiglia. Quando nel periodo in cui Mimmo Ganci è reggente, quindi capomandamento della famiglia, si vengono a creare due fazioni all'interno della famiglia, quindi si ha una spaccatura all'interno della famiglia La Noce. Da un lato io, Mimmo Ganci, Stefano Ganci e Franco Spina, dall'altro lato Raffaele Ganci con Francesco Paolo Anselmo e Calogero Ganci. Però quando Raffaele Ganci esce dal carcere, quindi vuole riprendere le redini del comando, trova una certa riluttanza da parte di Mimmo Ganci, tant'è che arrivano fino alla rottura e stanno circa un anno senza parlarsi. Mimmo Ganci viene cacciato dal negozio di via Francesco Lo Iacono, che era il negozio originario di Raffaele Ganci, e dopo un anno di odio, alla fine dell'88 fanno la pace. 88-89 fanno la pace, e a questa pace ci arrivano però ad una condizione. Siccome Mimmo Ganci pensava che tutti i problemi che ne derivavano nel rapporto con suo padre derivavano dalla vicinanza di suo padre stesso con Francesco Palanselmo, quindi questa pace arriva ad una condizione: trovare il modo cercare delle tragedie da mettere contro Francesco Paolo Anselmo per ucciderlo. L'intenzione di Mimmo Ganci era uccidere Francesco Paolo Anselmo, e questo ci fu anche l'accordo anche di Totorrino, ci fu l'avallo di Totorrino. Totorrino gli disse: io te lo faccio uccidere solo se tu trovi delle motivazioni valide. Infatti queste motivazioni Mimmo Ganci le aveva trovate, e quando ci fu il pedinamento al dottor Falcone mi disse, cioè, che dopo le stragi il primo omicidio che avrebbe fatto sarebbe stato quello di Francesco Palanselmo, perché aveva avuto già l'ok anche da Torrina per le motivazioni che lui aveva portato. Questo è quello che diceva Mimmo Ganci. Mi scusi un attimo, visto che ne abbiamo parlato adesso.
E che rapporti c'erano tra Mimmo Ganci e Totò Riina? Ecco, stavo arrivando pure appunto a questo. Cioè, Mimmo Ganci si vantava del fatto che anche se suo padre era fuori, anche se aveva avuto questi problemi, aveva un canale preferenziale con Totò Riina. Cioè, quando Totò Riina convocava suo padre per riunione di commissione, gli diceva di portare Mimmo Ganci, e che Mimmo Ganci aveva sempre un colloquio a due con Totò Riina, e parlavano di problemi, diciamo, che andavano anche al di fuori di Cosa Nostra. Quindi aveva, diciamo, instaurato un canale preferenziale con lo stesso Totò Riina. Senta, sempre per tornare alla domanda che l'avevo fatto originariamente, cioè gliela faccio più specifico: se Ganci Domenico si occupava di intrattenere rapporti anche con uomini delle istituzioni o comunque con uomini appartenenti a forze politiche, e se sa quali uomini? Sì, infatti, diciamo, da questo che lui mi raccontava, Mimmo Ganci, diciamo, partiva spesso, andava fuori Palermo. Quando un uomo d'onore parte e si allontana, diciamo, dalla città, dalla propria città, deve far presente al suo capomandamento che si sta allontanando e il motivo per cui si sta allontanando. Lui quindi doveva far sapere a suo padre, che allora era il capomandamento, i motivi per cui si allontanava. Ma la sua, diciamo, motivazione, diciamo, ufficiosa era sempre quella che si allontanava per problemi di mediche, che andava per visite. Diceva che andava in Belgio, in Svizzera. Negli ultimi tempi, prima di essere arrestato, lui andava molto spesso in Russia. Diceva che andava in Russia. Però una volta mancò per circa una settimana. E io questo lo colloco sempre qualche mese prima della sentenza del maxi processo del febbraio 91. Della sentenza della Cassazione? Della Cassazione. E lui, Mimmo Ganci, mancò per circa una settimana. Quando ritornò, io disse: ma dove sei stato? Come mai tutto questo tempo? E mi disse: dice, ti racconto una cosa che non deve dire a nessuno, neanche ai miei fratelli. Cioè, perché è una cosa molto riservata, cui nessuno deve sapere. Dice, non lo sa neanche mio padre. Lui era andato fuori Palermo, non mi specificò in che località, in cui si era incontrato con pezzi dello Stato. Diceva, c'erano grossi politici in carica, ministri in carica, generali, c'erano giudici, mi parlò che c'erano tutti i pezzi dello Stato presenti a questa riunione, a cui sollecitavano, c'era un baratto da parte di questi pezzi dell'istituzione con la mafia siciliana, stavano cercando di mettere in atto il golpe che non fu possibile ai tempi di Salvatore Giuliano. Volevano, diciamo, staccare la Sicilia, cioè staccare la Sicilia dall'Italia, e dicevano annetterla all'America, e quindi avevano bisogno della mafia per fare questo. Senta, detto così è un po' generico, lei può specificare, le venne detto da Mimmo Ganci chi erano queste persone presenti all'incontro? Mi disse soltanto che non mi fece il nome specifico, però mi disse, cioè, per farti capire l'importanza dell'incontro, dice, c'erano ministri in carica, generali, giudici, mi parlò che c'era di tutto. Ho capito. Lei sa che rapporti intercorrevano tra Gancemi Salvatore e Ganci Raffaele? Erano rapporti molto, molto intimi. Molto intimi sulla base di che cosa? Cioè, questo è un giudizio, chiaramente. Se può specificare su che cosa si basa per darci. Cioè, Salvatore Gancemi e Raffaele Ganci erano, possiamo dire, anche una persona sola. E tra Gancemi Salvatore e Mangano Vittorio è a conoscenza di rapporti? Io so che erano in ottimi rapporti. Lei lo sa in che modo? So che erano in ottimi rapporti perché Vittorio Mangano era, diciamo, faceva parte della famiglia di Portanova, e che il Cangemi lo rispettava.
Senta, lei ha parlato poco fa del fatto che quando si parla nella villa di Citarda, se ho capito bene, se è quello il discorso, quando si parla nella villa di Citarda del Dell'Utri, dei rapporti con il Dell'Utri, si dice sì, ci interessa per questo motivo, cioè poi vediamo anche di vedere se ci sono interessi a Palermo, se ho capito bene, giusto? Sì. Per la costruzione a Palermo. Lei sa se poi questi interessi si concretizzarono in qualche modo? No, ma in quel periodo c'era sempre, si diceva Berlusconi ha comprato questo, Berlusconi ha comprato quello, e quindi si cercava di verificare se era reale o meno, e invece non era vero. Difatti, quindi a lei non risulta questo? No, no, infatti una volta Mimmo Ganci mi disse a Campofelice... No, aspetti, no, perché l'avvocato mi dice una cosa giustamente, a lei non risulta o non è vero? Le risulta che non è vero? Cioè a me non risulta. Io così lo voglio. Lei sa se oltre questi discorsi che ha fatto su Palermo, se le risulta o comunque ha sentito parlare anche di altri interessi del gruppo imprenditoriale cui faceva capo il Dell'Utri in Sicilia? No, non mi risulta niente. Lei sa di interessi di Sveglia Salvatore sul centro storico di Palermo, nel centro storico di Palermo? Sì, lo Sveglia, diciamo, anche per conto di mio zio, aveva un interesse ad acquistare un residuato bellico, mi pare che era un convento di monache in via Marqueda, che siccome lo Sveglia aveva un canale preferenziale all'interno della curia nella persona del Monsignor Pecoraro, e quindi stava vedendo di poter acquistare, però avevano problemi anche a livello comunale per poter diciamo tramutare in complesso anche commerciale, diciamo delle problematiche, quindi era un discorso che portavano avanti a diverso tempo. Ho capito. Senta, lei quando ha cominciato a collaborare? 19 luglio 96. Lei ha riferito anche di fatti di sangue, di omicidi a cui ha partecipato? Sì. Può specificare quale? Dottore Insalaco, un costruttore Pipitone, sono sei, però non ricordo gli altri, questi mi ricordo i nomi soltanto di questi. Senta, ci può specificare soltanto per i fatti salienti, perché poi chiaramente sarà interrogato nel procedimento in questione, quanto a sua conoscenza, quanto lei ha vissuto relativamente all'omicidio dell'ex sindaco Insalaco? Sì. Cioè, che vuole sapere, scusa. Voglio sapere come si sviluppò, cioè com'è che siete arrivati ad ucciderlo, chi eravate, che armi avete utilizzato. E poi cioè mi trovavo a casa che stavo studiando, quando mi telefonò un pomeriggio Mimmo Ganci, arrivato al negozio di via Francesco Loiacono, Mimmo Ganci era con Giovanni Guglielmini, che guardava le parti, diciamo, di via Autobartolo. Quando vide che il dottore Insalaco stava mettendo le valigie sulla sua macchina, mi disse subito: mettiti alla guida nel moto, c'era un Vespone, mettiti il casco e accompagna il Guglielmini. Quando lui ti dice fermati. Quindi poi arrivati in via Cesario, mi pare, all'incrocio con via Leopardi, il Guglielmini mi disse accostati, incominciò a sparare, io là poi non capii più nulla, persi il controllo della Vespa, lasciai la Vespa là, scappai e ritornai al negozio di Francesco Vaiacono, e durante il tragitto mi levai il casco e lo buttai in un contenitore di immondizia. Poi seppi che anche il Giovanni Guglielmini aveva fatto lo stesso, aveva lasciato anche le pistole e il casco all'interno di un contenitore di immondizia. Senta, sono nati contrasti in relazione a questo omicidio all'interno della famiglia della Noce? Sì, ci sono stati dei problemi, perché poi l'indomani io sono stato convocato da Raffaele Ganci, dove c'era anche Mimmo Ganci, perché questo omicidio perché Raffaele Ganci era agli arresti domiciliari,
e che questo omicidio dovevano partecipare Calogero Ganci e Francesco Palanzemmo, come gli aveva detto suo padre. Invece su, diciamo, Immo Ganci non si è, diciamo, agli ordini di suo padre, convocò prima il Guglielmini e poi, diciamo, mi chiamò a me per guidare il motore. Questo, diciamo, sempre per i problemi che c'erano, diciamo, per i problemi che c'erano tra Mimmo Ganci e Francesco Palanzemmo. Sì, volevo sapere un'ultima cosa su questo omicidio, se lei sa se quest'arma che è stata utilizzata in questo omicidio è stata utilizzata anche in altri omicidi. La preoccupazione diciamo, di Raffaele Ganci era appunto questa, che quest'arma che, diciamo, uccise il dottor Linsalgo era stata usata anche per altri omicidi e quindi era molto arrabbiata anche per questo. Sa quali omicidi? No. Non venne detto. Le volevo fare adesso alcune domande relativamente a persone che sono di interesse in questo procedimento o comunque collaboratori che verranno sentiti. In primo luogo, lei ha conosciuto o è a conoscenza di fatti che riguardino Faldetta Luigi, il costruttore Faldetta? Il costruttore Faldetta era notorio che era socio di Pippo Calò e che mi ricordo un fatto poco prima che ci arrestassero, ci fu un interessamento da parte del genero di Cangemi, il Sansone Giovanni, per sollecitare un problema di inerente a Faldetta. Ne parlò con Franco Spina per vedere per una costruzione nel territorio nostro, però non so che fine ha fatto questo discorso. Quindi, per capire, Faldetta Luigi era vicino soltanto alla Noce o anche ad altre famiglie? Era socio, si sapeva che era socio di Pippo Calò, che però quando il genero di Cangemi, diciamo, parlò con Franco Spina, gli disse che questo problema gli interessava anche al suo cognato Nino Rotolo, perché il genero di Cangemi è cognato di Nino Rotolo. Lei ha mai sentito parlare relativamente a Faldetta di interessi che questo aveva in Sardegna? No. In relazione ai collaboratori che verranno ascoltati, volevo sapere se lei conosce, le farò un piccolo elenco, diciamo, di persone, se lei li conosce o ha sentito parlare di queste persone. Lei conosce Di Carlo Francesco? Come? Di Carlo Francesco? No. Mutolo Gaspare? No. Onorato Francesco? No. Sino Angelo? No. Marino Mannoia Francesco? No. Buscetta Tommaso? No. Mancini Antonio? No. Ganci Calogero, chiaramente ne ha già parlato. Mio cugino, sì. Anselmo Francesco Paolo? Sì. Che ruolo aveva all'interno della famiglia? Non ricordo se l'ho detto. Sotto capo della famiglia La Noce. Lei ha detto di aver conosciuto anche Cancemi Salvatore? Sì. Ha detto anche la carica che aveva? Sì, che è capomandamento della famiglia di Porta Nuova. E da che periodo lo sa? E fino a quando? Ma c'è, cioè, dal periodo in cui fu arrestato Pippo Calò, lui lo sostituì. E fino a quando? Fino al giorno del suo arresto, cioè della sua consegna. No? Sa chi lo ha sostituito dopo la sua consegna? Dopo l'arresto, cioè dopo la consegna del Cangemi, fu sostituito da Vittorio Mangano e poi anche da Cucuzzo Salvatore. Va bene, lei conosce Scrima Francesco? No. La Marca Francesco? Sì. Cosa sa sulla Marca? Con lui ho accompagnato a lui per fare un omicidio. Era uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova. Va bene. Cucuzza Salvatore? Sì. L'ho conosciuto. Al di là appunto del fatto che ha appena accennato, sa prima se ha avuto altro ruolo all'interno di Cosa Nostra? Ha ricoperto altri ruoli di vertice all'interno di Cosa Nostra? No, sapevo che prima del suo arresto mi pare che era rappresentante della famiglia del Borgo Vecchio. Lei conosce Ferrante Giovan Battista? Ferrante Giovan Battista lo conosco così di vista, l'ho visto qualche volta, ma non di persona no. E sa chi era? Era uomo d'onore della famiglia di San Lorenzo. Lei conosce Patti Antonio? No. Cannella Tullio? No. Calvaruso Antonio? No. Pennino Gioacchino? No. Ha mai sentito parlare del costruttore Gianni Enna? No. Romeo Pietro? No. Di Filippo Pasquale ed Emanuele? No. E Carla Pietro? No.
Le volevo fare altre due domande. Se lei, dopo, la sua, dopo il suo arresto, che lei ha detto essere avvenuto, se non ricordo male, nel dicembre, il 21 dicembre del 95, può dire per quale motivo lei è stato arrestato? Per la maxi rapina al posto. Lei ha avuto, dopo il suo arresto, dei periodi di codetenzione con altri membri della sua famiglia, della famiglia La Noce? No, però ho avuto modo di, mi sono incontrato diverse volte con, in sala avvocati con Stefano Ganci e con Franco Spina. Questo nel periodo di detenzione? Esatto. Può dire in che periodo esattamente? Agli inizi del 96. Agli inizi del 96? Sì. Lei già collaborava con la giustizia? No, io ho iniziato il 19 luglio del 96. Lei poi, successivamente alla collaborazione con la giustizia, ha avuto più modo di incontrare persone facenti capo alla sua famiglia o comunque a Cosa Nostra? No, io sono da quel giorno fino ad oggi in stato di isolamento. Senta, quando vi incontravate con Stefano Ganci, di che argomenti avete parlato, se lo ricordo? Sì, siccome il signor Neria lo aveva accusato per un omicidio e aveva accusato anche suo fratello Domenico Ganci per un altro omicidio, e in quel momento, quando mi sono incontrato con Stefano Ganci, il Tribunale della Libertà il procedimento e mi spiegò che cosa era successo, che riguarda un omicidio Vinci Guerra, un uomo della Palermo Vecchia, che il Mangano gli parlò che doveva uccidere questa persona per fare una cortesia a Giovanni Brusca, perché questo Vinci Guerra aveva messo in giro che il padre di Giovanni Brusca si era pentito. E quindi gli disse, se tu in questi giorni non andare, se ti trovi, devi andare a parte della Palermo Vecchia, non ci andare, dice, perché si deve mettere in atto questo omicidio. E quindi mi spiegò Stefano Ganci che siccome il Neri aveva una casa dove si incontrava con le sue amanti nella Palermo Vecchia, raccomandò al Neri di non farsi trovare in quel periodo, cioè di evitare di farsi trovare in quel periodo, perché sicuramente ci verrà fatto un omicidio. Quindi cioè, tu che sei delinquente, dice, già stato arrestato, cioè, non ti fai trovare con le parti, cioè, perché poi dice che ti arrestano a te. Cioè, aveva, diciamo, raccomandato al Neri di non farsi trovare in quella parte. Invece il Neri poi racconta che invece Stefano Ganci era ammazzare questa persona. E poi, diciamo, si parlava anche dell'omicidio del nipote del Neri. Qui il Neri dice che era stato Mimmo Ganci a dare il suo l'ok per ammazzarlo, e invece non era così, perché il Neri ammazza questo suo nipote non perché era confidente alla polizia, ma perché aveva indotto all'eroina il figlio e quindi lo ammazza. Quindi il signor Neri dice tante fesserie, meschino. Senta, l'ultima domanda, le volevo chiedere, lei ha parlato e ha descritto dei contatti di Cinà Gaetano con Dell'Utri per conto di Cosa Nostra, che si sono sviluppati, lei dice, ha datato il primo incontro, se non ricordo male, agli inizi degli anni 70, quindi sì, per circa 25 anni. Può specificare per quale motivo Cinà Gaetano non è mai stato inserito in Cosa Nostra, se lei lo sa? No, questo onestamente non lo so, però non lo so, non hanno pensato di affiliarlo, non lo so perché. Lei quindi non ne ha mai parlato o in questo momento non lo ricordo? No, non ho mai parlato, però penso che ci siano dei motivi, insomma, forse perché non era valido, non era, insomma, una cosa, perché diciamo, in Cosa Nostra vengono valutate, diciamo, la persona, il carattere, forse per carattere non andava bene essere affidata a Cosa Nostra.
Senta, le volevo fare una domanda specifica da questo punto di vista. Se c'è una situazione come quella del fratello, che lei ha detto, Totò Cinà, che è stato posato, è possibile essere affiliati a Cosa Nostra? No, non è ipotetico, stiamo riferendoci, come hanno fatto anche gli avvocati più volte, alle regole generali di Cosa Nostra. Se lui sa se c'è una regola di Cosa Nostra. No, quando appunto questo è anche un fatto negativo anche per questo fatto anche nei riguardi del fratello, dato che il fratello è stato posato, può volgere diciamo negativamente per il fratello e quindi non essere affiliato. Va bene. Presidente, evito di fare poi altre domande in riesame, almeno per queste due. E sono due precisazioni. Una, ma può darsi che abbia risposto e non lo abbia percepito io. Lei ha fatto riferimento a, in alcuni punti della sua deposizione, la lavanderia della sorella di Cinà è una lavanderia di Cinà Gaetano. Sì. Parla della stessa lavanderia o di due lavanderie diverse? No, due lavanderie diverse, cioè... Può dire quindi dove sono ubicate? Una, quella della sorella già lo ha detto, di fronte alla macelleria di suo fratello. Quella di Cinà Gaetano? La via in questo momento non mi ricordo, comunque prima o subito dopo dove è stato ucciso il generale Calabretto alla chiesa, via... Cioè proprio nella via Isidoro Cadini? Via Isidoro Cadini, comunque là. Sì, e lei c'è stato presso questa lavanderia? Sì, sì, qualche volta ci sono stato pure. Senta... Poi sa esattamente dove abitava Vittorio Mangano, se indicare? Vittorio Mangano, la via no, però lui abitava alle spalle di Villa Serena. C'è stato lei? A casa sua una volta soltanto. È stata fornire altre indicazioni, non so, a che piano? Lui abitava, quarto, quinto piano... E alle spalle lui aveva il box dove teneva la macchina, dove le figlie lavoravano, cioè che erano restauratrici di mobili antichi, e dove accanto aveva pure due o tre box piccolini dove teneva dei cani, mi sembrano pitbull, cani da combattimento. Ho capito. Senta, poi volevo chiederle soltanto alcune precisazioni su questa cosa a cui lei ha fatto cenno, questa riunione cui avrebbe partecipato Mimmo Ganci, di cui le fece cenno come cosa estremamente riservata, eccetera, fuori dalla, questa riunione fuori dalla Sicilia, che ha detto quando si verificò, grosso modo? Cioè, lo come temporalmente la colloco prima, un paio di mesi prima della sentenza del Max processo alla Cassazione, perché c'era l'impegno da parte di questi uomini pure di interessarsi anche alla sentenza. Senta, ma Mimmo Ganci non le fece nomi di persone che parteciparono a queste persone, ma per la parte di Cosa Nostra era solo Mimmo Ganci era andato a questa riunione, per quanto lei sappia? Lui siccome non era molto prodigo quando parlava, bisognava capirlo al volo, cioè lui mi disse soltanto che le persone, che questi pezzi dello Stato, politici, fece riferimento soltanto alle cariche istituzionali che ricoprivano, però non è sceso nei particolari, né se lui c'è andato con altre persone, questo non me l'ha detto. Quindi neanche se c'erano esponenti di altre organizzazioni mafiose, no, questo... di tipo mafioso anche non siciliano? No, non ne parlò. Senta, ed era una cosa, le disse Mimmo Ganci, estremamente riservata, ma Salvatore Rina ne era informato di questa riunione, lo sa? Cioè lui mi fece intendere che questa riunione, quando mi dice neanche mio padre lo sa, dato che lui si vantava di questo diciamo canale preferenziale con Rina, mi fece intendere che appunto è una cosa di Rina personalmente. E le disse qual era... cosa si era discusso, oltre che del maxi processo, si era discusso di qualche progetto specifico a breve o a lunga scadenza? Sì, ho detto che il problema era
di staccare, diciamo, mettere in atto quel progetto che non è stato possibile alla fine degli anni 40. Cioè, diceva di staccare la Sicilia dall'Italia. Ma lei fece riferimento a come si doveva arrivare a questo risultato, tramite quali passaggi? No, non glielo disse. Non me lo disse. Ma lei sa comunque se dopo questa riunione vi fu qualche sbocco politico o operativo? No. Criminale? No. Operativo, criminale o politico? No. Non so altro questo. Lei ha mai sentito parlare di un movimento politico denominato Sicilia Libera? No. O altre iniziative assunte da o caldeggiate da Cosa Nostra finalizzate sempre alla separazione della Sicilia dal resto d'Italia? No. E sa se dopo l'arresto di Salvatore Riina questo progetto di cui le aveva accennato Mimmo Ganci era comunque ancora seguito ed era di interesse per Cosa Nostra? No, dopo, diciamo, io in quel periodo mi ero allontanato anche da Mimmo Ganci perché loro erano già latitanti, e quindi io lavoravo in banca, non avevo più, diciamo, quell'assiduità. In che periodo grosso modo lei comincia ad allontanarsi da Mimmo Ganci? Diciamo subito dopo la strage Falcone. Ho capito, nessun altro problema.